Siamo in Olanda, nei pressi di Rotterdam. Qui, nel 1964, è stata fondata Bolint, un'azienda che produce rivestimenti per i ponti delle navi da crociera. Sulla base di quell'esperienza, circa 15 anni fa, è nata Estec, una società che realizza rivestimenti per le coperte di tutte le imbarcazioni. Questo materiale è innovativo, resistente, ecosostenibile e così versatile che può essere utilizzato anche per realizzare parti della barca. In questo servizio vedremo come viene costantemente sviluppato il prodotto per dare modo ai designer di stupirci con la loro creatività. E poi ci trasferiremo in Italia per vedere come viene lavorato e applicato sulle imbarcazioni. Estec non è un'alternativa, è una soluzione. È difficile spiegare che Estec nasce di un prodotto liquido. Puoi fare quasi tutti i colori, puoi fare ogni forma, puoi creare soluzioni, non solo per la coperta, ma anche capo di banda, tante altre applicazioni e anche la creatività di designer. Loro possono proprio creare cosa vogliono. Non c'è plastica, non c'è legno. Allora questi sono due punti chiaramente e anche qualcosa già provato durante gli ultimi 30-40 anni, qualcosa molto importante. È riciclabile il materiale e possiamo anche fare, come diciamo noi, un second life. R&D, Research and Development, è per noi molto importante per andare avanti e guardare il futuro. Qui vengono sviluppati nuovi materiali, nuove idee e anche nuove applicazioni. So this in this innovation center, we are situated in the Netherlands, like Estec. And what is really our strength is that we have everything, and I always do like this, that we have everything beneath one roof. So every department we have just here in-house. So when we guide people through this innovation center, we have just no exhibit floor where you can experience different kinds of functionalities and properties of Estec, because well, we really do believe in the power of experience, because we can tell about the properties of Estec, but when you experience it yourself, we really do believe that's more powerful, and on that way you learn more about, well, the basics and the specialties of Estec. And we also have our research and development department, and that's really the place where they invented Estec and where they improve and create on Estec. And what is important, they work like system-wise, they also work product-wise, so they're searching for, you know, the bio-based materials, and they do also a lot of quality control. So all the properties of Estecs are being tested here in-house in our testing facilities. I nostri materiali sono già usati più di 40 anni su navi di crociere e questo è già un fatto che è testato abbastanza lungo e è utilizzato anche su superyacht e yacht e tutti i tipi di imbarcazione fino a, diciamo qui in Olanda, le barche che usano sui canali. Usiamo anche ora Estec sulle terrazze, su residenziale, alberghi, e è nato tra un cliente che ha usato Estec sul superyacht, era così contento e voleva anche dentro il suo giardino, e dopodiché abbiamo studiato e creato Estec Terrace. Abbiamo i nostri uffici in vari paesi, in Italia, a Monaco, Londra e Fort Lauderdale, e abbiamo tante agenti, distributore e installatore in più di 30 paesi.
Siamo in Toscana, in provincia di Pisa, esattamente a Fornacette, presso l'azienda Custom Tech, per vedere le possibili applicazioni del prodotto S-Tech. Lorenzo Pellegrini è il titolare di Custom Tech, azienda specializzata nel rivestimento degli esterni delle imbarcazioni. Utilizzano essenze pregiate come il classico Tech Burma, a cui hanno deciso di affiancare un materiale nuovo, esteticamente simile, ma sostenibile e durevole. L'Estec è un materiale sintetico e si può avere in diverse varianti di colore, è molto resistente, si macchia pochissimo, le macchie si tolgono molto facilmente, non viene aggredito dalle muffe. Se durante la navigazione si hanno delle problematiche, dei colpi, delle scalfiture, si possono riparare tranquillamente. C'è un prodotto liquido che si cola sopra il materiale, poi si carteggia e qualsiasi problema ci sia scompare. L'Estec ha 12 varianti di colore e 5 varianti di fuga. Eventualmente si possono avere anche dei colori fatti appositamente nelle fughe a discrezione del cliente. Tante fantasie e qualcosa di speciale. State a vedere, venite con me. Questi grandi pannelli, dopo essere stati fresati, dopo aver riempito le fughe con lo stesso materiale, magari di un altro colore, subiscono una levigatura finale. Quindi sono pronti per essere spediti in cantiere e applicati sull'imbarcazione, un processo velocissimo. L'Estec si applica come se fosse una coperta di tech naturale, quindi viene pretagliato in azienda, spedito col layout desiderato e una volta in cantiere si applica col sottovuoto, con il collaggio in sottovuoto come si fa con le coperte in tech tradizionali. Trattandosi di un materiale liquido, si possono ottenere varie forme, anche di un certo spessore. L'Estec si presta benissimo per lavorazioni in serie, perché partendo dalle matematiche si può creare il layout di coperta desiderato e poi partire con la produzione a CNC del prodotto. Per chi avesse la necessità di fare refitting anche di superfici curve o complesse, possiamo fare il rilievo direttamente a bordo e sviluppare da lì tutto il layout di coperta, anche disegni particolari o a discrezione del cliente, e fare anche l'installazione. Sono infinite le applicazioni e le soluzioni rese possibili da questo materiale, che dà anche spazio alla fantasia e alla creatività dei designer. Ah, questo è per noi!